Innanzitutto ti volevo riprendere l'argomento di Raffaele sul ruolo delle opposizioni. Noi tre siamo persone nuove a questa esperienza, siamo nuove proprio alla politica. Sicuramente questa esperienza ci è servita perché ognuno di noi, tutte le volte che si è seduto in consiglio comunale, era padrone degli argomenti. Cioè siamo sempre studiati, cioè l'onestà intellettuale di conoscere la macchina comunale. Noi non sapevamo neanche che cosa fosse una mozione, che cosa fosse un'interrogazione. Nel giro di un anno abbiamo comunque adesso la padronanza di questa cosa. In più, però veniamo accusati sempre, spesso, di un'opposizione non efficace. Allora, e lo diceva anche Raffaele prima, l'efficacia per me è il rispetto proprio della la democrazia, è intesa come se il 75% di queste persone della maggioranza ha preso questo consenso popolare, è giusto che governi. L'attività dell'opposizione non deve essere assolutamente volta a far cadere il governo. E questo lo dico chiaramente da ora per i prossimi 5 anni. Io mi auguro che questo governo non cada, perché io faccio parte di questo e devo avere il mio ruolo di opposizione in questo governo. Quindi, ripeto, la cosa più semplice e banale che ci viene detta è questa: no, ma voi. Allora, parlando di fatti e di che cosa è stata la nostra opposizione, vi possiamo dire, penso senza me prima di smentita, di essere stati quelli che nel primo anno noi abbiamo fatto 27 interrogazioni, 5 mozioni, e abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti. Cioè siamo partiti dall'occuparci delle piccole cose come potevano essere decoro di via San Michele a quello che invece poteva essere un argomento più importante, che era quello del buon funzionamento dei servizi sociali o della piazza della Repubblica, perché questo è un paese piccolo, le cose da fare non sono queste chissà cosa. Però giusto per darvi una piccola scorsa veloce di tutte le interrogazioni che abbiamo presentato sulla scuola, sul trasporto, sui vaccini, sulla festa patronale, sull'occupazione del suolo pubblico. E Michele ultimamente, 2 giorni fa, ha di nuovo rimarcato questa cosa e l'hanno ripresa diversi giornali, sull'occupazione del suolo pubblico. Io sono presidente della commissione trasparenza, sulla morosità e sui crediti da esigere. È stata questa prima cosa noi l'abbiamo fatta, siamo venuti in comunione a Raffaele, io ce li ho qua, ho il nome e cognome di tutti quelli che non hanno pagato, di tutte le attività commerciali che non pagano, e questo l'abbiamo fatto a marzo. Penso che questo sia stato uno stimolo per far sì che la maggioranza si occupasse di questo problema, e mi basta questo. Cioè mi basta di essere lo stimolo alla maggioranza a fare le cose, va bene? Se io faccio una mozione sul decoro di via San Michele e il sindaco dopo 3 giorni fa cambiare la recinzione, le lamiere di via San Michele, mi sta bene, io non devo mettermi medaglia al petto di chi l'ha fatto. È stato fatto, e questo mi interessa, che le cose vengano fatte. Poi, ripeto, ci saranno sicuramente 57.000 giornali, sicuramente possiamo essere accusati di ingenuità politica. Io di errori di ingenuità politica, infatti, sono cascata in querelle di diversi tipi, ma non mi riguarda, non è questo. Non voglio fare il politico di mestiere, quindi non fermiamoci a chi nella discussione in consiglio comunale ha usato più dell'altro ed è stata messa a zittire. Quello che mi importa sono i fatti. E mai nessuno parla di fatti, mai nessun giornale scende nei fatti, mai nessun giornale ha detto quante le, vi ripeto, 25 interrogazioni, dalle cose stupide alle cose più importanti, dal portavoce del sindaco a quello sull'ordinanza delle
aderente prima di Maria di Cassano alla Villa Fonte, che era parzialmente chiusa. Me le sono segnate perché non le ricordo neanche io. Ce n'erano alcune per giunta che mi hanno interessato particolarmente, sia quello dei servizi sociali sia quella del portavoce, e comunque arriveranno, mi auguro, presto a soluzione. Però un'altra cosa ci tengo a dire è che comunque tutte le volte che abbiamo, ci siamo seduti in consiglio comunale, sicuramente c'eravamo, sicuramente ognuno di noi quattro sapeva quali fossero gli argomenti, sicuramente ognuno di noi quattro almeno ha provato a studiarseli. Allora io vorrei essere attaccata sui fatti, non sulle sterili polemiche di chi riesce a fare buona o cattiva opposizione. Allora qualcuno mi deve spiegare qual è la buona opposizione e qual è la buona opposizione che è stata fatta in questi anni, visto che l'amorosità degli esercizi commerciali o della spazzatura, di 50.000 altre cose, non è stata risolta. Mi chiedo, voglio sapere se ci sono state delle interrogazioni in questi anni su questo argomento. Vorrei sapere se ci sono state interrogazioni sul recupero di crediti che il comune di Piano di Sorrento e che è la prossima battaglia che ci prefiggiamo, oppure se c'è stato qualcuno che si è preoccupato di capire perché, e ve ne parlerà ampiamente di Michele, perché se l'è studiata molto bene questa storia del cimitero ed è perché l'ampliamento non è mai stato fatto. Allora, anche il fatto che non c'è tantissima gente stasera qua, a me fa piacere. Fa piacere perché domani io mi sono mandata in pasto alla gente che poteva venire qui a dirmi che cosa ho fatto o che cosa non ho fatto e se ho fatto o non ho fatto. La gente non c'è, non ce n'è abbastanza, e quindi non ci occupiamo. Il qualunquismo del dire rubano, non fanno niente, eccetera, muore su questo. Muore sulla non partecipazione alla vita pubblica. Noi abbiamo fatto delle promesse che stiamo mantenendo, cioè incontreremo, fosse anche le sedie vuote, noi incontreremo i cittadini di Piano di Sorrento almeno una volta ogni 6 mesi. Punto. Questo è il nostro obiettivo. Poi, nello specifico, ci sono un sacco di interrogazioni che abbiamo fatto, di mozioni, abbiamo chiesto anche le dimissioni.